Sono seduti per terra, in mezzo ad una piazza, con una candela posata per terra. Ascoltano dei testi e delle testimonianze sulla non violenza e sulla libertà. Vegliano, in piedi, seduti, di giorno, di notte, affinché le coscienze non si addormentino, per ricordare agli uomini politici le loro responsabilità, per ricordare all'umanità quali sono i suoi fondamenti inalienabili. Il loro inno è il canto della speranza. Sono chiamati le sentinelle. Noi non vogliamo manifestare per far pressione con tutte le nostre forze su un potere, contro una legge, perché le leggi sono la schiuma delle onde, forse le onde. Non cerchiamo di cambiare le strutture. Noi cerchiamo innanzitutto di scoprire l'uomo. Le forze che cambiano il corso della storia sono le stesse che cambiano il cuore dell'uomo. Quindi ci chiediamo cosa vogliono gli uomini. In molti paesi del mondo sono state votate o sono in fase di preparazione delle leggi per autorizzare il matrimonio e l'adozione alle coppie omosessuali. Nell'autunno 2012, in Francia, il governo presenta un progetto di legge conosciuto con il nome di Legge Taubira. Considerando che si tratta di un attacco ai fondamenti della famiglia e della società, che i figli hanno diritto a un padre e a una madre, molti francesi di ogni età e origine, credenti o no, si sono mobilitati in manifestazioni che hanno radunato fino a 1 milione di persone. Nell'aprile 2013, all'avvicinarsi del voto finale della legge in Parlamento, la tensione cresce. La polizia disperde le manifestazioni con la forza e decine di persone sono sottoposte a fermo di polizia. È in questo contesto che a Parigi nascono le sentinelle. Mi ricordo di una sera in cui ero a letto. Era molto tardi e non riuscivo a dormire e pensavo, non c'è via d'uscita, non serve a niente. Non sono né deputato né sindaco. Chi sono? Vado per strada. Affermo che sono contro questa o quella legge, che ho questa o quella convinzione, ma ero veramente disarmato. Ad un certo punto c'è stata un'esasperazione generale nel movimento e una forte tentazione di fare azioni molto più radicali. È quello che abbiamo cominciato a fare. Questo ci ha dato una certa soddisfazione, perché avevamo l'impressione che la nostra parola potesse essere espressa in modo più forte, ma anche un certo senso di colpa, perché ci rendevamo conto che era una mossa che a breve avrebbe sfinito prima noi che le persone che avevamo davanti. E fu allora che tutto è precipitato. Una sera, 67 giovani sono stati arrestati dalla polizia perché si sono accampati con le tende davanti all'Assemblea nazionale. Dopo le manifestazioni, più nessuno voleva rientrare a casa. Tutti restavano sul posto a gridare. Una sera, quel campeggio per tutti ha organizzato un sit-in vicino all'Assemblea nazionale. Eravamo tutti seduti per terra in silenzio, io giocavo a carte e siamo stati tutti arrestati. Ci siamo ritrovati in fermo di polizia. A lunedì, uscendo dal lavoro, incontro Axel e Charles. E in quel momento, vedendo che questi ragazzi uscivano stanchi e provati da 20 ore di fermo di polizia, con Axel e Charles ci siamo detti, bisogna riunirci e fare qualcosa. E ho proposto di trovarci la sera stessa a casa mia. All'inizio dovevamo essere 4 o 5 e poi ci siamo ritrovati in 18. Più la serata andava avanti, meno mi sentivo a mio agio, mi chiedevo,
Cosa stiamo facendo? Le persone cominciavano ad andarsene dicendo: ecco, domani giocheremo tutti a nascondino, domani giocheremo con la polizia. Stavamo entrando, se posso dirlo, un po' nell'illegalità. E poi, verso le 4-5 del mattino, eravamo in 5. E mi ricordo bene di questa frase che è stata detta: cosa farebbe Gesù se fosse vissuto ai nostri giorni? Devo ammettere che questo è stato abbastanza folle, perché circa un'ora dopo le sentinelle erano nate. Et donc le lendemain, le soir, ils sont décidés de... Quindi il giorno dopo, la sera, hanno deciso di restare dopo la fine di una manifestazione e di sedersi. Era una specie di sit-in in silenzio, con delle candele, e quello che poteva essere un semplice raduno, come ce n'erano stati altri, ha assunto subito una dimensione culturale. Si leggevano dei testi, si cantava insieme durante queste veglie, e questo rendeva questi momenti veramente belli. Durante le prime sere, le sentinelle sono state mandate via brutalmente dalla polizia e a poco queste veglie sono diventate un appuntamento al quale le forze dell'ordine si sono abituate. Dentro di me stavo molto male. Mi dicevo: le idee che abbiamo non sono per niente buone, non è così che servirai la società. E quando sono state proposte le sentinelle, in me è scattato qualcosa. Era chiaro, almeno per me, che questo era il miglior modo di impegnarsi. Dalla seconda sera, 800 persone si riuniscono sulla spianata des Invalides a Parigi. Saranno 5.000 una settimana dopo, mentre saranno organizzate spontaneamente delle serate in più di 50 città in Francia e all'estero. La vera generosità verso il futuro consiste nel dare tutto al presente. Fin dall'inizio sono stata colpita da questo movimento. Ho visto dei video su YouTube e aspettavo che fosse organizzato anche nella mia città, a Compiègne, a nord di Parigi. E un giorno, mentre ero a messa, è stato veramente come se Gesù mi dicesse: ma perché aspetti? Perché non sei tu a farlo? Allora ho incominciato ad aprire una pagina su Facebook, su Twitter, un indirizzo mail, ed ecco che le sentinelle sono nate a Compiègne. Per me, ciò che distingue le sentinelle è la dolcezza. Quando ho visto il primo video delle sentinelle, davano proprio un senso di pace e di dolcezza, pur rimanendo determinati, ed è questo il bello, vedere come la dolcezza e la determinazione possono stare insieme. Le veglie, organizzate davanti a luoghi simbolici nel centro delle città, lasciano un grande spazio alla cultura per ritrovare il senso dell'uomo, della giustizia e della verità, attraverso la lettura dei testi di grandi filosofi, con delle testimonianze. In uno spirito di pace interiore e di non violenza, ogni sentinella si impegna a sedersi pacificamente durante la veglia, a non rispondere mai alle provocazioni né a fare uso della forza. Quando si lotta per qualcosa di giusto, ma con i mezzi giusti, alla fine, qualsiasi cosa succeda, si può continuare e qualsiasi cosa ci facciano, sappiamo di essere liberi. È ciò che succede, per esempio, nelle veglie quando ci sono delle intimazioni. Quando decido di restare, so che, anche se mi faccio prendere o trascinare per terra, se può sembrare che sia obbligata dalle forze dell'ordine, sono invece profondamente libera, perché ho deciso in piena consapevolezza di rimanere seduta per terra, nonostante gli ordini dati dalle forze dell'ordine. La non violenza è un'arma potente e giusta, che taglia senza ferire e nobilita colui che la porta. È una spada che sana. Le sentinelle sono veramente una bella notizia.
e noi siamo contenti di poterla condividere con voi. La bella notizia consiste nel dire che oggi dei giovani di tutti i paesi del mondo, di paesi diversi, dell'Africa, dell'Africa del Nord, pensate alla Primavera Araba o altri paesi nel mondo intero, in fondo, in questo momento, dappertutto, ci sono giovani che desiderano che il mondo cambi. In Egitto, dal 25 gennaio 2011, delle manifestazioni si sono svolte in molte grandi città del paese per chiedere la partenza del presidente Mubarak, al potere da 30 anni, e rivendicare la democrazia. Migliaia di egiziani, tra cui molti giovani, si ritrovano giorno e notte sulla piazza Tahrir al Cairo, che diventerà poi il simbolo della rivoluzione. Quando la rivoluzione incominciò, Rafik, un giovane egiziano del Cairo, vorrebbe andare sulla piazza Tahrir, ma si scontra con le paure dei suoi amici. Ho cominciato a pensare fino al giorno in cui, durante la messa, ho ascoltato un versetto del Vangelo che mi ha veramente colpito. Era un versetto nel Vangelo di San Giovanni, capitolo 12, che dice che se un chicco di grano cade per terra e non muore, resta solo, ma al contrario, se muore, darà molto frutto. Questo versetto mi ha colpito molto e ho sentito che era per me. Allora mi sono messo al posto di questo chicco di grano. Se resto a casa, resto da solo. Ma se scendo nella piazza Tahrir, i milioni che erano in piazza aumenteranno di uno e può darsi che con questo uno in più potremo conquistare la nostra libertà, cacciare il presidente Mubarak e il suo partito al potere. Ed è ciò che ho fatto. Sono andato nella piazza Tahrir e là mi sono convinto che questa parola era veramente per me. Non potete immaginarvi com'era Piazza Tahrir. Era una vita fraterna. Eravamo una grande comunità, tutti riuniti. Sono rimasto molto colpito che ci fossero tutte le fasce della società, i ricchi, i poveri, la classe media, cristiani e musulmani. Eravamo tutti uniti per una cosa sola, la libertà. Ero molto colpito quando i cristiani proteggevano i musulmani durante la loro preghiera. I musulmani proteggevano i cristiani durante la loro messa. E tutto questo è successo nella piazza Tahrir. Era molto toccante ed ero sicuro che questo versetto fosse rivolto a me e che per l'Egitto ci fosse una grande speranza di avere un futuro migliore. In Brasile, nel giugno 2013, centinaia di migliaia di giovani scendono nelle strade per protestare per l'aumento del prezzo dei trasporti e delle tasse e per chiedere la fine della corruzione in politica. Pensano anche che le colossali spese fatte per la preparazione della Coppa del Mondo di calcio 2014 dovrebbero essere piuttosto destinate al sociale, alla salute e all'educazione. Roger, un giovane brasiliano di 19 anni, partecipa a diverse manifestazioni per una settimana. Quando ho partecipato alle manifestazioni, il mio scopo era di sostenere questa giustizia che il popolo desidera e contribuire al miglioramento della politica brasiliana. Ho sentito che queste rivolte potevano realmente provocare il sorgere di un paese nuovo. Queste manifestazioni hanno avuto una ripercussione molto forte, cominciando dalle grandi città del Brasile, come Belo Horizonte, San Paolo, Rio de Janeiro. Il governo si è quindi trovato sotto la pressione del suo popolo, dai cittadini.
Questi cortei avevano tutti la stessa rivendicazione: ottenere più giustizia, verità e trasparenza a livello politico. Durante il festival con la comunità Chemin Neuf e prima della giornata mondiale della gioventù, ho testimoniato sulle manifestazioni. Quando mi sono fermato per rileggere ciò che avevo vissuto, ho potuto rendermi conto che mentre cerchiamo la giustizia e la verità, anche se noi non siamo cristiani e non abbiamo la fede, in realtà noi cerchiamo Gesù Cristo, che per me è la verità e la giustizia. La Bibbia ci insegna che Egli è la giustizia e che viene a portare la giustizia. Questo mi ha aiutato a percepire che durante il percorso della mia vita personale con Dio era il Signore che mi guidava sulle strade, anche se io non lo vedevo. Ho potuto sentire questa presenza durante le manifestazioni. Questi giovani hanno alcuni punti comuni che vorremmo sottolineare, che per noi sono proprio dei segni di speranza. Primo punto in comune, queste sono persone che vogliono che il mondo cambi, credono nella giustizia, hanno dei valori. In fondo, essi fanno affidamento sulla Carta dei diritti dell'uomo. E profondamente, molti di loro che sono cristiani, non tutti, ma molti sono cristiani, fanno affidamento sicuramente sul Vangelo. Del resto, voi sapete bene che la Carta dei diritti dell'uomo ha completamente origine dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Quindi, il primo punto in comune tra tutti questi giovani del mondo intero hanno un grande desiderio di giustizia e di verità. La seconda cosa è che sono molto coraggiosi. In fondo, questi sono giovani pronti a rischiare la loro vita. Forse, come il giovane Rafik, hanno capito che se il chicco di grano caduto in terra non muore, non può dare frutto. A modo loro, sono pronti a pagare in prima persona perché il mondo cambi. Il terzo punto positivo, veramente positivo, e che hanno il desiderio di formarsi, di riflettere, di conoscere la storia del loro paese, di conoscere un po' ciò che succede. In fondo, hanno voglia di raggrupparsi, di riferirsi ad altre chiamate che la coscienza dell'umanità ha celebrato nel nostro mondo. Quest'anno celebriamo i 50 anni di questa chiamata strepitosa di Martin Luther King. Voi conoscete il I Have a Dream di Martin Luther King, è qualcosa di magnifico. Quest'uomo voleva la libertà, l'uguaglianza tra i bianchi e i neri, e la sua chiamata profetica ha riecheggiato anch'essa nel mondo. Un'altra chiamata è forse quella di Gandhi, e molti giovani fanno riferimento a lui in questi ultimi tempi, che sia a Parigi oppure tra i giovani che ho incontrato nel Burundi, molti hanno ammirazione per lui. Gandhi è anche la chiamata alla libertà e con dei mezzi non violenti. Infine, un altro punto molto caratteristico, l'ho appena nominato, è questa scelta deliberata per la non violenza. Alcuni potrebbero dire che la scelta della non violenza è una passiva accettazione di situazioni di ingiustizia. Niente è più lontano dalla verità. Non c'è nulla di passivo nella non violenza quando è dettata dall'amore. Ciò non ha nulla a che vedere con l'indifferenza. Si tratta di una ricerca attiva, vincere il male con il bene. Quando penso a queste sentinelle che ho incontrato in Africa o in Europa e soprattutto in Francia, ma anche in Burundi e in Costa d'Avorio, sono stupito di vedere a che punto questo Papa, sebbene anziano, 76 anni, è in qualche modo il Papa delle sentinelle, perché lui stesso è una sentinella.
e ha proposto la data del 7 settembre per una grande veglia, una giornata di preghiera e di veglia a Roma, sulla piazza San Pietro, con circa 100.000 persone. È impressionante vedere fino a che punto questo Papa, con i suoi propositi, interpella i giovani. Per esempio, quando cita San Tommaso d'Aquino dicendo che la politica è la forma più alta della carità. E certi giovani stanno scoprendo che la politica è giustamente, perché no, la forma più alta della carità. Quindi, per questo, hanno bisogno di formarsi, di impegnarsi, di imparare. Primavera araba, movimento degli indignati in Spagna, oppure Occupy Wall Street contro il capitalismo finanziario a New York, Manif pour tous in Francia ed in Italia. Tutti questi movimenti, nati spontaneamente, largamente diffusi dalle reti sociali, ci interpellano, ci spingono alla riflessione, alla formazione per discernere le chiamate dello Spirito Santo e scegliere di rispondere. È così che nell'agosto 2013, durante il festival Welcome to Paradise all'abbazia di Hautecombe in Francia, dei giovani hanno partecipato al percorso Studi LAC sul tema Essere sentinelle, il senso dell'impegno. Una settimana di formazione intensa con degli interventi riguardanti la politica, degli argomenti attuali della società, alla luce della parola di Dio e della dottrina sociale della Chiesa. L'impegno in politica è innanzitutto considerare che ciascuno di noi deve prendere la propria parte di responsabilità nella storia del mondo. Il mondo è in gran parte come noi lo facciamo e i fatti non avvengono per caso. Sono sempre un po' turbato quando la gente scrive sotto una forma passiva o impersonale. Hanno fatto, hanno deciso, è stato deciso che. Non è hanno fatto. Ci sono uomini e donne fatti di carne ed ossa che hanno preso queste decisioni, e queste decisioni bisogna alimentarle, incoraggiarle, approvarle o criticarle, e eventualmente anche essere nella posizione di prendere queste decisioni, quindi essere attori della propria vita. A un giovane che vuole impegnarsi in nome dei propri valori, io gli direi innanzitutto che l'impegno è bello, perché è dare agli altri, che l'impegno è potente, perché se si è determinati, se si è convinti, si può facilmente essere convincenti intorno a sé, e che l'impegno si fa abbastanza volentieri e con tanta convinzione nei valori, perché le sfide materiali non bastano a sostenere il mondo di oggi. Questa settimana si è parlato della frase di Madre Teresa, che diceva che il cambiamento nel mondo ha inizio da te e da me, e ho veramente sentito che quella è la chiave di un vero cambiamento. Quindi per me la sfida è di mantenere le mie convinzioni di fronte a qualcuno che la pensa in modo diverso da me. Prima avevo piuttosto la tendenza a lasciarlo parlare e a dirgli «sì, capisco» e a tacere dicendomi «ecco, tollero, siamo diversi e per non rovinare questo legame tra di noi non dirò niente». Ora io affronto le cose in maniera totalmente differente. E per me, le sentinelle è anche un movimento più ampio che impara ad osare il dialogo, ad affermare il proprio punto di vista con amore. Se noi vogliamo cambiare la società, dobbiamo arrivare fino alle sue fondamenta. Se noi ci teniamo in disparte e se ci accontentiamo di vedere e di commentare, allora niente cambierà. È molto importante che noi, come cristiani, prendiamo le nostre responsabilità e che entriamo pienamente nella società per prendere il nostro ruolo nella politica, in tutte le funzioni della società. Oggi, sempre più, e specialmente in Europa, c'è mancanza di ambizioni attive dei cristiani per prendere il loro posto nella società. È un po' come gli apostoli che sono entrati nella loro stanza, chiudendo tutte le porte e pregando insieme. Ma noi abbiamo bisogno di essere degli apostoli dopo la Pentecoste, quando sono usciti e hanno aperto le porte, aperto le finestre e sono usciti per evangelizzare. Questa è anche la nostra responsabilità. In politica voi non evangelizzate direttamente, ma potete mostrare molto chiaramente, con il vostro modo di agire e di pensare, che siete dei cristiani.
Io desidero dirvi ciò che spero come conseguenza delle giornate della gioventù. Mi auguro della baraonda. Qui a Rio ci sarà della baraonda, ma voglio della baraonda nelle diocesi. Voglio che si esca fuori. Quiero que se salga fuera. Quiero... Io voglio che la Chiesa esca sulle strade. Queste giovani sentinelle, a Parigi o altrove, anche sulla piazza Tahrir, hanno messo un po' di baraonda, ma in fondo fanno progredire le cose. E dietro c'è veramente, permettete di dirlo, ed è ciò che hanno in comune, un'azione dello Spirito Santo. Io ricordo di aver visto il Papa sulla piazza San Pietro il giorno di Pentecoste. È stato fatto dono di due colombe ed ecco che gioca con esse. Si ha la sensazione, con queste bellissime foto, che il Papa giochi in qualche modo con il simbolo dello Spirito Santo, con lo Spirito Santo. È un amico dello Spirito Santo e crede che questi giovani siano anche gente capace di accogliere la forza e la potenza dello Spirito Santo. Il tuo cuore, cuore giovane, vuole costruire un mondo migliore. Io sono la novità del mondo e vedo che numerosi giovani in tante parti del mondo sono usciti sulle strade per esprimere il desiderio di una civiltà più giusta e fraterna. I giovani sulle strade sono giovani che vogliono essere protagonisti del cambiamento. Per favore, non permettete ad altri di essere protagonisti del cambiamento. Voi siete coloro che hanno l'avvenire. Attraverso di voi l'avvenire entra nel mondo. Cari giovani, per favore, non guardate la vita dalla finestra. Mettetevi in essa. Gesù non è rimasto alla finestra, si è immerso. Non guardate la vita dalla finestra. Immergetevi in essa come ha fatto Gesù. Per questo mese possiamo pregare per tutte le giovani sentinelle nel mondo che si impegnano in nome della giustizia e della verità, scegliendo la non violenza, che lo Spirito Santo ci ispiri ognuno personalmente come testimoniare e impegnarsi nella politica e nella società. La parola di questo mese è nel libro di Isaia, capitolo 62, versetto 6. Sulle tue mura, Gerusalemme, ho posto sentinelle. Per tutto il giorno e tutta la notte non taceranno mai. Voi che rammentate le promesse al Signore, non prendetevi mai riposo.